Lavori in A14 Baldelli, fare presto il monito dell'assessore per il tratto sud dell'autostrada. Inammissibile pagare gli errori del passato. Domani i funerali di Silvestrone e i figli morti nell'incidente di sabato in galleria Grotta a Mare. Nel weekend da Ancona partono aiuti per la Turchia. Vera TV, un ristoratore racconta il dramma dei suoi genitori sfollati e degli amici morti nel devastante terremoto. La fortuna fa tappa a Montelupone, gratta e vinci da 2 milioni di euro, bocche cucite sul vincitore, ma la titolare del bar dove è stata fatta la giocata dice i soldi sono andati nelle giuste mani. Calcio Breda, Ascoli è la sfida che volevo, presentato il nuovo allenatore DS Valentini, a Cittadella toccato il fondo. Il Porto d'Ascoli riparte con un punto ottenuto a Vasto nel recupero dopo 3 sconfitte consecutive. Il più cordiale ben ritrovati, nuova edizione del TGM, il nostro telegiornale delle Marche, l'avete sentito dai titoli, naturalmente il focus sulla 14, il dramma, l'ennesimo, l'ultimo, la settimana scorsa, e allora ecco l'intervento dell'assessore alle infrastrutture Baldelli, che chiede di far presto sui lavori e che parla di una situazione inammissibile. Sentiamo Ciro Montanari. Velocizzare i tempi perché è inammissibile quello che sta accadendo. Dopo l'ennesima tragedia all'interno della galleria nei pressi del casello di Grotta a Mare è il monito che giunge da più parti per i lavori nel tratto marchigiano a sud dell'autostrada. A ribadirlo anche l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli. Martedì scorso ci sono stati formalmente presentati gli studi, chiamiamoli così, di prefattibilità sulla possibilità di ampliamento in sede o fuori sede dell'autostrada nel tratto sud della nostra regione. Quindi bisogna velocizzare perché è inammissibile quello che sta accadendo. L'auspicio di Baldelli è che vengano trovate soluzioni tecniche per garantire l'esigenza di messa a norma dell'infrastruttura, vecchia di 40 anni, per la sicurezza dei cittadini marchigiani e di chi transita su quel tratto di autostrada. Sulle tempistiche, l'assessore regionale alle infrastrutture resta però cauto. Non mi esprimo mai sui tempi perché i ministri nel passato avevano assicurato questa regione che la terza corsia sarebbe stata nel piano industriale di autostrade e ancora stiamo parlando di studi di fattibilità dell'adeguamento dell'A14 nel tratto marchigiano. Sull'ipotesi di ricorrere alla magistratura, Baldelli ha risposto affermando che il nostro è un compito istituzionale, è quello del dialogo e di convincere autostrade e le istituzioni sovraordinate che non c'è più tempo da poter attendere. I lavori sono sospesi per mettere a norma le gallerie tra Marche ed Abruzzo, con interventi che, ha sottolineato, stanno causando una situazione inaccettabile e inammissibile per le conseguenze che provocano alla sicurezza del transito degli utenti dell'autostrada. Credo che le nuove generazioni dei marchigiani non possano pagare ancora una volta gli errori del passato, di avere detto no ad un adeguamento dell'A14 di cui oggi stiamo pagando caramente il prezzo. Vedete che al nord della nostra regione la terza corsia funziona bene, ha creato anche sviluppo economico oltre che aver garantito una maggiore sicurezza. Non è più ammissibile un no pregiudiziale da chi che sia nel sud della nostra regione, ma abbiamo grande fiducia nei sindaci che oggi amministrano quei territori. E si svolgeranno domani mattina a Pescara i funerali del campione paralimpico Andrea Silvestrone e di 2 dei suoi 3 figli morti nel terribile incidente di sabato scorso. Sara Del Vecchio. La città di Montesilvano, in provincia di Pescara, non dimenticherà mai il suo campione di tennis in carrozzina, morto assieme ai 2 dei suoi 3 figli, sabato, nel drammatico incidente sull'A14 in galleria. Domani alle 11, nella parrocchia Visitazione della Beata Vergine Maria in via Carlo Alberto dalla Chiesa a Pescara, si svolgeranno i funerali per l'ultimo saluto ad Andrea Silvestrone e ai suoi adorati figli Nicole e Brando, di 14 e 8 anni. A celebrare la funzione religiosa Don Cristiano Marcucci, la Camera Ardente, oggi pomeriggio dalle 15 nella casa funeraria di Mora del Silenzio a Montesilvano, città in cui il campione risiedeva con la sua famiglia. La moglie Barbara Carota, da noi raggiunta al telefono, non se la sente di parlare davanti alle telecamere. Prega per Diego, il figlio di 12 anni sopravvissuto allo schianto.
Dall'ospedale di Ancona, dove il ragazzino è ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica, i sanitari la informano sulle sue condizioni. Diego ha subito due interventi, uno ortopedico e l'altro maxillofacciale. Ora sta leggermente meglio, ma ancora in una fase critica. La prognosi resta riservata. E voltiamo pagina, una notizia che arriva dalla Maceratese. I finanzieri della tenenza di Camerino e carabinieri del reparto operativo Nucleo Investigativo di Macerata, coordinati dalla locale procura, hanno smantellato un'associazione per delinquere dedita alle truffe sul superbonus 110%. Ammontano a circa 4,8 milioni di euro i crediti fittizi individuati. Eseguite 7 ordinanze di misure cautelari, 5 domiciliari e 2 in carcere, disposti dal GIP di Macerata. Disposto il sequestro del profitto dei reati contestati, finanzieri e carabinieri hanno dato seguito al decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP delle quote sociali di 2 società dei crediti monetizzati e proventi di riciclaggio per oltre 2.750.000 euro, nonché di numerosi immobili. E apriamo la pagina dedicata al maltempo con la neve che è caduta da stamattina soprattutto nel Fermano e nel Maceratese, ma che adesso è attesa anche a bassa quota e anche nel capoluogo. Ad Ancona siamo andati con la nostra Teodora Stefanelli a sentire il parere della gente. Sentiamo. La Protezione Civile delle Marche ha diramato un'allerta meteo per condizioni meteo avverse anche nel territorio anconetano. Potrebbero verificarsi rovesci nelle zone costiere. Qui ad Ancona vedere la neve non è così usuale e la notizia potrebbe spaventare. Infatti gli anconetani sono quasi tutti d'accordo. La neve va bene, però in montagna. Le piace la neve? No. Questo. La neve? Come no? Certo. Speriamo di no, no. Non gli piace la neve ad Ancona? No, no, assolutamente. Perché la città si blocca appena nevica, quindi spero proprio che non nevicherà. Un grandissimo disagio. Volevo sapere se era pronto. No, no, non sono pronto. Beh, no, non si è mai pronti, nel senso che speriamo che almeno che ci lasci un po' di tempo per prepararci. Ancora non è tanto abituata. No, 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 effettivamente no. Non ricordo grosse nevicate recenti. Io sì, mi piace tantissimo. Le piace la neve? Molto. Ancora con la neve gli piace? Sì. Bene, allora è pronta. E sono pronta. No, sono di qui vicino, però Ancona con la neve non l'ho mai vista. Gli piace la neve? Ma tantissimo, ne stavamo parlando prima veramente, del che ci piacerebbe vedere la neve qua. La neve mi piace in montagna. Qui fa solo casino, a meno che non ne fa tantissima, allora potrebbe essere interessante. Bene, un po' per fare qualcosa di diverso. Sì, esatto, esatto, per spezzare un po' la quotidianità. Ma guardi, qui ad Ancona accade ogni tanto. Io devo essere sincero, ho sempre detto che la neve va bene in montagna, dove serve per anche far camminare l'economia, eccetera, eccetera. Qui la neve è bellissima la notte di Natale, il resto è mancia. Contributi per chi ha perso l'automobile o il furgone a causa dell'alluvione, al via la ricognizione preliminare dei danni. La Regione Marche ha stanziato una somma di 2 milioni e mezzo di euro per poter erogare un contributo previsto dal Presidente Francesco Acquaroli, commissario per l'emergenza alluvione, da riconoscere ai cittadini che hanno subito un danno ai propri mezzi di trasporto. È stata avviata infatti la ricognizione generale per conoscere il numero dei mezzi andati distrutti. Si tratta dell'acquisizione dei primi dati necessari a definire i criteri per la distribuzione delle risorse. Terremoto al confine tra Turchia e Siria. Abbiamo incontrato un ristoratore proprio di Ancona, che vive ad Ancona da anni. I suoi genitori si trovano nell'epicentro del sisma. Lo sentiamo. Tutti sono in difficoltà, per, senza acqua, senza mangiare, mercati, tutto sono chiuso, perché anche strada sono tutto bloccate, non avevano mai nessuno per uscire, hanno paura. Gurup Erkan ha la mamma e il papà che vivono nella città di Gaziantep, la stessa dove si trovava la fortezza patrimonio dell'UNESCO spazzata via dal tremendo sisma che ha colpito la Turchia, provocando migliaia di morti.
Appresa la notizia, il titolare del ristorante kebab, che vive ad Ancona da 18 anni, ha tentato disperatamente di chiamare i genitori quella mattina. Chiamato io mattina verso alle 7, quando mi sono svegliato e ho visto, loro erano fuori perché non mi hanno chiamato perché quel tempo non era funzionava internet, hanno tolto tutto. Io qualche messaggio gli ho mandato, poi dopo ho visto su Instagram c'è successo terremoto in città, poi gli ho mandato un messaggio, dopo un'ora mi hanno tornato loro, poi stavano bene. Ora i suoi genitori si trovano sani e salvi in una struttura adibita agli sfollati, la loro casa è andata distrutta, ma almeno sono vivi. La stessa buona sorte però non è toccata a molti amici del ristoratore turco che vivono nei pressi dell'epicentro. Alcuni di loro sono morti schiacciati dalle macerie mentre dormivano. C'è un'altra città, nostro amico, ieri mi hanno detto ancora sotto casa, poi non è sentito, poi lo dicono si è morto in una famiglia, due bambine, marito e moglie tutti insieme, poi non sono raccolta nessuno perché adesso è un disastro. E nessuno non si sa cosa succederanno. Intanto la macchina degli aiuti si è immediatamente messa in moto. Anche dal porto di Ancona partirà nei prossimi giorni un carico di aiuti umanitari. Ad annunciarlo via social è Amer Dashan, presidente dell'associazione ONSUR Italia. Noi ci siamo, abbiamo pronto dai 3 ai 5 furgoni carichi di generi di prima necessità, soprattutto alimenti, coperte, giacconi, medicine. Partiamo verso il fine settimana all'incirca, non sappiamo esattamente se venerdì o sabato, faremo quello che possiamo fare, noi porteremo quello che abbiamo sempre portato, quello di cui c'è bisogno. E adesso ci trasferiamo nel Pesarese perché ha toccato quasi un mese di lavoro il nuovo prefetto Greco che è stata a Cantiano, uno dei comuni più colpiti dall'alluvione. Thomas De Bianco. Lo scorso 10 gennaio Emanuela Saveria Greco si è insediata alla guida della prefettura di Pesaro Urbino. In questo primo mese di attività da prefetto della provincia nord delle Marche ha cercato di vivere il territorio attraverso confronti istituzionali e visite nelle comunità. Tra le località toccate dal neoprefetto anche Cantiano, uno dei comuni profondamente colpiti dall'alluvione dello scorso 15 settembre. E nei prossimi giorni le visite si estenderanno anche alle altre zone devastate dall'alluvione, vedi Pergola, Frontone, Serra Sant'Abbondio. Ho visto ancora pochi comuni perché chiaramente ho molti impegni in questi primi giorni e ancora sono da meno di un mese qui, ma mi sento praticamente di esserci da tantissimo tempo. E sono andata sì nel comune di Cantiano e beh, insomma, dispiace vedere la terra ferita in questo modo, però ho visto anche tanta gente operosa che si è rimboccata le maniche e si è messa a lavorare e sta risollevando le sorti di quel bellissimo comune. Andrò presto poi anche negli altri. Emanuela Saveria Greco anticipa che sono in arrivo lavori di restauro di Palazzo Ducale, sede della prefettura. Noi come prefettura ci sentiamo chiamati in gioco, per cui ci stiamo rifacendo il look insieme all'Agenzia del Demanio, che ringrazio. Abbiamo fatto dei sopralluoghi nei giorni scorsi in modo da rendere questo palazzo ancora più bello di quello che è e di portarlo, diciamo, al suo valore e alla sua bellezza rinascimentale, di tal che possa essere goduto da tutti. Voltiamo decisamente pagina, colpo, gran colpo a Montelupone in un bar, vinti con una gratta e vinci 2 milioni di euro. Siamo andati sul posto con la nostra Daniela Gurini. Un 2023 davvero fortunato per qualcuno che il 30 gennaio è venuto qui all'Onderog Café di Montelupone e ha comprato un gratta e vinci. Ha grattato all'interno del bar e ha scoperto di aver vinto una cifra spropositata, 2 milioni di euro. Andiamo a intervistare la titolare. Federica, il 30 gennaio che cosa è successo qui all'Onderog? Sono stati vinti 2 milioni di euro. Senti, ma è avvenuto di fronte a te?
No, c'era la ragazza che abbiamo il pomeriggio e è rimasta scioccata perché non gli era mai successa una cosa del genere e ci ha chiamato subito naturalmente. Com'è andata? Racconta. Niente, sta persona ha grattato, gli ha fatto passare il codice e c'era scritto complimenti, hai vinto più di 10.000 euro, l'hanno grattato poi lì insieme e niente. Quindi la persona è nota, però voi siete riservatissime. Riservatissime, sì, molto riservate, non diremo mai chi è e niente. Ci anticipi solo qualche dettaglio per capire che se questi soldi sono andati a una persona che magari comunque vive con uno stipendio ridotto. Sì, diciamo che a differenza dell'altra volta, stavolta è andata nelle mani, sono andati nelle mani giuste, sì. L'altra volta invece? L'altra volta no. Quanto aveva vinto la persona? 1 milione di euro e quella volta era 1 milione pulito, invece questa volta è tassato, quindi prende un pochino di meno, però sì, stavolta è andata nelle mani giuste. L'altra volta era una persona già benestante, questa volta solo qualche indicazione? Penso normale, una persona normale, normale come tutti, non ricca né poverissima, normale, però una persona che ha bisogno. Età? Non te lo saprei dire, penso una cinquantina più o meno. Uomo donna? Non lo posso dire. Ah, proprio rimaniamo sul vago completo, sì, ma tanto sì, sì. È il 50% delle possibilità. 50, sì, 50-50. Senti, ma che cosa ha fatto la persona quando ha vinto? C'è rimasta lì per lì, ha esultato, però poi dopo si è dovuta trattenere perché comunque c'era un po' di gente. Siamo a Martignano, si sono concluse le indagini sulle grotte sotterranee del paese in seguito all'allarme lanciato dal sindaco Falcioni all'indomani del sisma 2016. Nessun pericolo per la popolazione. Marco Vannozzi. Dopo il terremoto del 2016, alcuni cittadini di Martignano segnalarono all'amministrazione comunale di aver sentito dei tonfi provenire dal sottosuolo. A quel punto, il sindaco Armando Falcioni lanciò l'allarme per capire se i rumori fossero collegati alla presenza delle grotte sotterranee nel paese, alcune visibili e visitabili, altre tombate nel tempo. Presero così il via le indagini, necessarie al fine di garantire la sicurezza della popolazione e procedere ad una ricostruzione post-sisma efficiente. Ora arriva la conclusione degli studi d'approfondimento. All'indomani del sisma del 26 agosto 2016, quando alcuni cittadini mi segnalarono dei tonfi sospetti all'interno di alcuni fabbricati del centro storico. Sinceramente all'inizio non ci volevo credere, poi posso affermare che sono stato testimone diretto di questi tonfi che arrivavano dal sottosuolo. E allora lanciai l'allarme perché eravamo a conoscenza che il centro storico di Martignano è pieno di grotte, alcune tombate nel tempo, alcune visitabili. E mi sono preso la responsabilità, e oggi non mi pento assolutamente, anzi ne sono fiero, di aver lanciato ufficialmente l'allarme che rischiava di essere una tempesta in un bicchiere d'acqua e di ritardare la ricostruzione soprattutto dei fabbricati censiti come B, ovvero danni lievi. Lo studio effettuato in più sequenze ha visto l'utilizzo di apparecchiature moderne e coinvolto diversi organismi quali l'Università di Camerino, il CNR per la microzonazione sismica e tecnici specializzati per gli ultimi studi geologici del sottosuolo a rischio dissesto ed alta vulnerabilità sismica. E dopo 6 anni devo dire che i fatti ci hanno dato ragione. Prima l'Università di Camerino insieme ai Vigili del Fuoco, poi la microzonazione sismica da parte del CNR, infine dei professionisti specializzati hanno presentato in vari step, come dicevo, uno studio completo sullo stato di queste grotte, alcune, ripeto, visitabili e alcune tombate e quindi impossibili da visitare, quindi attraverso dei moderni mezzi scientifici ci hanno permesso di dire qual è lo stato, soprattutto a livello di sicurezza. Quindi lo hanno presentato a fine di gennaio e hanno dato finalmente il via libera alla ricostruzione leggera all'interno del centro storico. Cioè, ciò significa che non ci sono problemi, non ci sono elementi scientifici tali da far risultare problemi. E credo che questa sia una bella notizia, soprattutto per una rapida ricostruzione a Martignano. E adesso la pagina dedicata al Festival di Sanremo e alla Fanta Sanremo, il gioco inventato nel Fermano. Siamo andati nel bar di Porto Sant'Elpidio dove è nata questa idea. Donatella Lappa.
Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. E proprio come nella celebre canzone di Gino Paoli, Nicolò, Giacomo e il gruppo di amici del bar Papalina di Porto Sant'Elpidio di Nicolò e di suo fratello, con il Fanta Sanremo hanno avuto un successo esponenziale. Le iscrizioni, che da regolamento dovevano chiudersi il 6 febbraio alle 23.59, sono state prorogate a martedì 7 alle ore 15 ed hanno toccato la cifra incredibile di 4 milioni di squadre partecipanti. E da un gruppo di amici che dal 2020 hanno messo online il gioco per divertirsi e prendere parte attiva alla competizione del Festival di Sanremo, oggi il team si è trasferito nella Città dei Fiori. Ma il bar Papalina, fino al 2022 quartier generale del Fanta Sanremo, in questa settimana si guarda la 73esima edizione del festival, si fa il tifo per gli amici in Liguria e si combatte la nostalgia con una sagoma di cartone che ritrae Nicolò come un supereroe. Speriamo di divertirci, di passare in allegria questa settimana e soprattutto di fare il tifo per il nostro Nicolò e tutti i ragazzi del Fanta Sanremo. Speriamo che sia una bella edizione e vorrei fare un bellissimo in bocca al lupo ai ragazzi che stanno su a Sanremo e che seguiranno direttamente da lì questo festival. L'entusiasmo per questo gruppo di ragazzi e per la competizione non ha età. Tutti tifano per Nicolò e il Fanta Sanremo e gioiscono per la popolarità che sta avendo la corva di Porto Sant'Elpidio. Allora, il Fanta Sanremo sta portando tantissima visibilità al quartiere e ne ha veramente bisogno. Quindi questi ragazzi sono stati bravissimi. Sono dei ragazzi innovativi che hanno delle idee geniali che sicuramente porteranno molta visibilità a tutto il paese, non solo al quartiere della Corva. È una cosa, una bella cosa per noi, anche perché questo ragazzo che ha il bar è simpatico, è una persona che ci sa fare insomma con le persone, è simpatico. Nicolò lo conosco benissimo perché il ragazzo da bambino veniva a fare ripetizione della scuola a casa mia perché c'era i figli che erano maestri e allora veniva giù da piccolino. Cioè, mi curiosisce moltissimo, cioè, vorrei seguirlo, a vederlo. E poi, più che altro, è attaccato a casa mia, quindi lo seguirò dalla mia finestra. È incessante il lavoro ieri per il team del Fanta Sanremo che dal Palafiori ha seguito con attenzione la prima serata del 73esimo Festival della Canzone Italiana per attribuire bonus e malus. Se per la giuria della sala stampa di Sanremo, il primo in classifica dei 14 cantanti che si sono esibiti ieri sera è Marco Mengoni, per l'alter ego della competizione ufficiale, appunto il Fanta Sanremo, a trionfare Mr. Rain con Supereroi, che ha regalato ai suoi Fanta allenatori ben 65 punti. E da sempre presente al Festival di Sanremo l'inviato della RAI Domenico Marocchi, che vive a San Benedetto ma che è originario di Montebrandone. L'abbiamo sentito con la nostra Ludovica Pelliccioni. Decimo anno che segui Sanremo, sempre un'emozione. Un'emozione nuova, ogni anno diversa e quest'anno inedita perché è davvero il Sanremo della gente. Guarda quanta gente in giro. Sono veramente tantissime le persone che vengono qui, poi un'atmosfera bellissima si respira. Sì, anche troppo devo dire, perché ieri mi è capitato di essere praticamente schiacciato qui dalla ressa, era una sensazione che non si provava da un po' di tempo, insomma considerando anche la pandemia, però evidentemente come dicevi tu c'è tanta voglia di Sanremo e ci sono davvero tutti quest'anno, tutti. Per quanto riguarda i cantanti, ti sei fatto un'idea di quelli che magari hanno più possibilità, insomma, di vincere? Hai un'idea tutta tua? Allora, l'idea mia personale, riservato, una preferita, due preferiti, tre preferiti. Ho ascoltato tutte le canzoni, ci sono brani validi, quelli di Marco Mengoni e di Giorgia sono bellissimi, ma attenzione, non vi aspettate le classiche ballad. Quanto riguarda invece i più giovani? Allora, più giovani balleremo tantissimo, secondo me fino ad agosto inoltrato con Rosa Chemical, perché il suo è un tormentone, è il suo Made in Italy e poi c'è anche un ritorno, insomma, a livello di ballabile, non parlo di giovani, però Paola e Chiara hanno un brano che fa alzare dal divano sicuramente, che ricorda Raffaella Carrà, Furore. Wow, ma a te piace ballare?
È molto, ma è uno spettacolo terribile, quindi evito. Toglimi una curiosità, quante ore dormi a notte? Perché vedo che spesso posti, cioè a tutte le ore in realtà. Ma guarda, il problema è che se vuoi fare il bravo comunque vai a dormire alle 2, alle 3 da questa sera, poi considerando che la serata sarà molto lunga, l'ora è quella, però c'è tanta adrenalina, tante cose da fare che inevitabilmente alle 7... Dobbiamo scappare, andiamo! Sì, dobbiamo andare. Ed era questo il nostro ultimo servizio, restate con noi però perché tra poco torniamo con l'informazione sportiva.